Unicef Campania e Comune di Napoli celebrano oggi al Teatro Mediterraneo la giornata universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il tema scelto è Io come tu ed è la campagna partita per ribadire i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Dopo il diritto alla vita, infatti, lo storico elenco comprende il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione, il diritto all'ascolto e alla partecipazione per i bambini italiani e per quelli nati da genitori stranieri, superando l'ostacolo di una possibile esclusione sociale. Quando si tratta di programmare un qualsiasi evento o intervento sulla città, lo facciamo tutti quanti pensando ai bambini, perché crediamo che i bambini non sono il futuro, i bambini sono il presente e una città più vivibile è quella che dà maggiori possibilità ai bambini di esprimersi, di muoversi, di viverla. Dei bisogni e delle problematiche della popolazione infantile ed adolescenziale hanno parlato bambini, giovani e sindaci che hanno aderito alla costruzione della città amica, deliberando in favore della cittadinanza onoraria ai bambini nati da stranieri che vivono sul loro territorio e la realizzazione del punto ascolto. Napoli ha deciso di essere sempre di più una città dei bambini, ma soprattutto per i bambini. E il primo obiettivo, secondo me, è quello di realizzare gli spazi per i bambini. Gli spazi pubblici della nostra città non devono essere occupati da cose, ma da persone. I bambini hanno i sogni e lavorano per realizzare quei sogni. E soprattutto, come si può vedere dalle cose che scrivono, sono programmi politici. Che Napoli è la prima grande città d'Italia che ha dato la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati e dà loro gli stessi diritti dei nostri figli. Chi nasce a Napoli può avere la pelle gialla, la pelle bianca, la pelle nera, la pelle rossa, è un cittadino come un altro.